Ciao a tutti i miei piccoli amici, bentornati sul mio canale. Oggi leggiamo Hotel Letargo. Cosa succede oggi nel bosco? Soffia tra gli alberi un vento pungente. Di chi è quella coda rossa e fluente? È di qualcuno che ha molto da fare. Arriva l'autunno, non può aspettare. Nel cuore del bosco, in mezzo a uno slargo, raggiunge il famoso Hotel Letargo. E lei è la volpe, la direttrice. Deve essere tutto pulito, dice. Per spolverare i vetri ed avanzare, la coda senza dubbio è l'ideale. Con uno straccio lucida il bancone. Adesso è tutto pronto, che emozione! Non resta che aspettare gli inquilini. Arrivano il riccio e i due moscardini, lo scoiattolo rosso e il pipistrello, il piccolo procione e suo fratello, il tasso, la marmotta con la famiglia, il ghiro e infine l'orso che sbadiglia. Il riccio si stende, è stanco. Non pensa al moscardino al suo fianco. Aia! Oh riccio, stai là, mi fai male. Ma il riccio è già nel suo sonno invernale. E prima che al moscardino un lamento scappi, arriva la volpe portando dei tappi. Al pipistrello che sta appeso al letto serve un piumino a forma di ovetto. L'orso gradirebbe un bel tè alla viola. Chi ha fatto la pipì nelle lenzuola? Ci leggi? Fanno il ghiro e le marmotte. Un'altra storia della buonanotte? La volpe è premurosa e previdente. Per tutti ha un regalino, un tè bollente. E quando arriva l'ora di dormire, lei sa che deve ancora intervenire. Oh no! Orso russa come un trattore! Chi può dormire con questo rumore? La volpe ovviamente ha un'idea perfetta. Gli tappa il naso con una molletta. Il moscardino esclama: va bene così, all'orso però scappa la pipì! E non scappa solo a lui, guarda un po' il tasso come fa la popò. Il procione s'addormenta sul vasino, lo scoiattolo legge un libricino. Chi sogna bacche buone, chi il sole caldo giallo e arancione. Il ghiro e insieme a lui le tre marmotte borbottano nel cuore della notte. Ascolta il loro lieve borbottare. È come il fiume che scroscia nel mare. Il bosco fuori è bianco e silenzioso. Sussurra agli animali buon riposo. Le notti passano fredde e serene, ma al caldo l'hotel si dorme bene. La neve ha preso il posto delle foglie. Quando è che un bel giorno si scioglie? C'è aria nuova e profuma di fiori. È ora di svegliarsi. Tutti fuori! La volpe ride e legge fino a sera un libro che si chiama Primavera. Bene bambini, se vi è piaciuta questa storia, non dimenticatevi di iscrivervi, lasciare un bel mi piace, condividere questo video con i vostri amici. Un bacio, alla prossima, cariolina.